Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Sottorete a Monticelli, la trasmissione sportiva del mercoledì in onda alle 20:10 su Telecolor, che parla di volley e che mette in risalto una delle realtà più belle e più radicate del nostro territorio, che è la Canotteria Ongina di Monticelli in provincia di Piacenza, società che sta affrontando quest'anno per la prima volta il campionato di Serie B1 maschile e società che ha anche una particolarità tra le tante caratteristiche, quella di mettere in risalto quelli che sono i prodotti e le qualità migliori del territorio, sia a livello di giocatori, sia a livello di dirigenti, sia a livello di sostenitori, proprio a 360 gradi. Questa sera sono con noi tre persone che appartengono naturalmente al sodalizio giallo-nero, che andremo subito a conoscere, perché con loro parleremo di quello che è stato l'ultimo impegno in campionato, che ha visto la Canotteria Ongina scivolare in casa per 3-1 contro Sant'Antioco, ma cercheremo di analizzare quindi il tutto e di guardare naturalmente avanti al prossimo impegno. Diamo il benvenuto quindi all'addetto stampa della Canotteria Ongina Volley, Luca Zigliani. Buonasera. Buonasera a tutti. Luca è uno sportivo appassionato non solo di volley, vero? Sì, gioco a tennis tavolo, a corte maggiore, da 20 anni ormai. E da diverso tempo segui la Canotteria Ongina Volley? Sì, prima da giornalista, da 2 stagioni da addetto stampa. È una bella esperienza. Vicino a te c'è Mattia Sbozza, palleggiatore della Canotteria Ongina Volley. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Anche per te, come per Luca, è un gradito ritorno, però ricordiamo naturalmente due cose di te. Non sei tu di Monticelli? No, sono di Bolzano, infatti mi sono trasferito in Emilia per motivi di studio, studio a Parma. E niente, quest'anno è la prima esperienza a Monticelli. E ho iniziato a giocare a pallavolo perché la mia famiglia era molto radicata nello sport, in questo sport, mia mamma, mio papà, mia sorella, e mi hanno un po' indirizzato. È un affare di famiglia anche per Daniel Codelupi, la pallavolo possiamo dire così. Sì. Benvenuto. Buonasera. Anche a Daniel, schiacciatore della Canotteria Ongina Volley, anche per te si tratta di un ritorno. E tu sei compagno di viaggio, vero? Esatto, faccio viaggi con Mattias, condivido questa esperienza con lui in macchina. E sì, non è una novità, sono il quarto anno che sono qui a Monticelli e niente, tutto bene, mi trovo bene. Poi scopriremo qualche particolare in più della loro permanenza in società, qualche curiosità che riguarda il dietro le quinte degli allenamenti piuttosto che delle partite, ma adesso invece andiamo a vedere com'è andata quindi l'ultima di campionato in casa, partita in cui la Canotteria Ongina è andata KO per 3-1 contro Sant'Antioco. Vediamo. La Canotteria Ongina non è riuscita a trovare continuità dopo la bella vittoria del turno precedente sul campo del Mantova e per l'ultima gara del girone d'andata si è fermata in casa al cospetto dei sardi del Sant'Antioco, vittoriosi in 4 set. Per Monticelli un match che lascia un po' d'amaro in bocca, soprattutto per quanto riguarda il terzo parziale, in cui la Canotteria era avanti 16-11 prima di commettere qualche errore di troppo e favorire la rimonta della formazione ospite, che poi ha avuto vita facile nel quarto. Occasione sprecata dunque dai giallonieri, anche perché per buona parte del match i padroni di casa avevano confermato il gioco brillante e paziente del turno precedente, conquistando i vantaggi il primo set e lottando nel secondo, in cui era risultato determinante il break in battuta dell'opposto Roberti. Il primo set l'abbiamo gestito bene, punto punto, abbiamo deciso di forzare la battuta, non è entrata, abbiamo iniziato a battere float, con dei buoni risultati abbiamo portato a casa il primo parziale. Il secondo l'abbiamo perso col turno di battuta del loro opposto, Roberti, che ha spaccato un po' in due il parziale. Il terzo ce l'avevamo in mano, non doveva scappare, dovevamo gestire meglio le situazioni di cambio palla, le abbiamo gestite male, loro ci hanno ripreso e a quel punto lì noi ci siamo chiusi a riccio e abbiamo perso dopo in maniera molto brutta anche il quarto parziale. Insomma, tutto sommato ci sono viste delle cose buone, dobbiamo essere però più determinati, soprattutto in casa dove noi ci dobbiamo costruire la salvezza. In casa passeranno tante squadre abbordabili e tante altre no. Però noi dobbiamo andare giù per i 3 punti, non possiamo pretendere che gli altri ci regalino qualcosa. Questo non capiterà mai. Ma sicuramente ci mancano i punti di Mirandola e secondo me i punti di stasera. Stasera dovevamo almeno andare sopra 2-1. 2-1 bisogna vedere, perché anche loro sono una squadra che è vero che hanno cambiato l'opposto, però è una squadra che ha difficoltà, perché comunque avevano 16 punti ad oggi. Adesso sono andati a 19, però non ne avevano tanti in più di noi.
E 2-1 per noi, secondo me potevamo dire la nostra anche per finire sul quarto. Con i secoli in mano non si fa niente, si fa un'analisi obiettiva, si cerca di essere più lucidi possibili, però secondo me abbiamo proprio buttato via il terzo parziale. Dobbiamo, come dicevo prima, siamo obiettivi e dobbiamo guardarci in faccia e dire ok, abbiamo buttato via il terzo, però dobbiamo essere positivi, vuol dire che se l'abbiamo buttato via abbiamo avuto le carte per giocarlo fino in fondo. Dobbiamo essere più cinici, dobbiamo essere più cattivi agonisticamente, perché in determinate situazioni serve molto quello. Luca, partiamo da una delle considerazioni di mister Bruni, che è quella dei punti lasciati per strada, perché comunque siamo al giro di boa e quindi un mini bilancio stagionale si può già fare, naturalmente tutto in chiave ritorno, perché ci sono ancora tante sfide davanti. Concordi sul fatto che qualcosa si sia lasciato qua e là? Sì, certo, ci sono state alcune partite, soprattutto in casa, dove la squadra magari ha perso il tie break o comunque si è resa un po' prima di quello che doveva essere e sono stati lasciati per strada alcuni punti, a volte demerito nostro, a volte merito degli avversari. Comunque il campionato non è facile, il girone è molto tosto, come avevamo detto già all'inizio, si è verificato. Non è sempre facile dover rosicchiare punti ogni sabato contro chiunque, ma chi vuole mantenere la categoria deve fare così. Certo, un po' di rammarico c'è, però sono anche fiducioso perché soprattutto nelle ultime due partite si è visto un bel gioco, si è visto che la squadra può giocarsela a maggior ragione con le formazioni di pari livello e comunque durante l'andata la Canottieri ha dimostrato di saper impensierire anche qualche big. Si tratta, come diceva l'allenatore, di limitare gli errori, sfruttare le occasioni e giocarsela. E trovare continuità appunto in quello che è il gioco, anche paziente, costante, aspettare a volte anche, perché no, l'errore dell'avversario. Ma sì, secondo me il secondo e il terzo sono stati due set abbastanza speculari. Nel secondo loro sono andati via a 5 punti, noi con qualche forza fresca dalla panchina siamo riusciti a riagganciarli e poi sul finale loro hanno fatto un piccolo break che li ha portati a vincere. Nel terzo il contrario, noi siamo andati via 16-11 nel secondo time out tecnico. Loro hanno avuto la pazienza di stare lì attaccati alla partita, sono entrati in secondo palleggiatore, secondo posto, hanno toccato il fondo del barile eppure sono sempre rimasti agganciati. E poi ha pagato, la loro pazienza ha pagato, è un po' quello che fa la differenza tra noi e loro e tra noi e tante altre squadre. Andiamo tante volte, pecchiamo un po' di pazienza, quando non vanno due o tre palle andiamo subito in difficoltà. Invece loro hanno dimostrato che nonostante fossero stati sotto per tutto il set, si può arrivare in fondo e vincere con pazienza e cercare di fare le cose bene per tutto il set. Perché poi anche nel finale, se facciamo le somme, anche in termini numerici, sono sempre molto vicini i numeri, sia per quanto riguarda i muri, sia per quanto riguarda le percentuali d'attacco. Quindi alla fin fine la differenza è davvero minima, la fanno pochissimi palloni. Sì, pochi palloni che alla fine fa la differenza. Noi abbiamo un po' la croce degli errori, secondo me ne commettiamo sempre un po' di più dell'avversario e alla fine purtroppo questo alla fine lo paghi. Credo che siano già un paio di partite dove noi giochiamo bene. A Mantova si è visto il risultato e con Sant'Antioco siamo partiti forte, bene. I primi tre set secondo me sono stati tre bei set, poi è vero nel secondo ha fatto un bel break l'opposto e lo perdi, ci può stare, abbiamo recuperato, ce lo siamo giocati. E purtroppo ha ragione l'allenatore quando dice che perdi il terzo in quel modo e ti taglia un po' le gambe, poi abbiamo perso male il quarto perché ci siamo demoralizzati molto. Eravamo secondo me convinti di portarlo a casa, poi loro non hanno mollato, un pizzico di esperienza in più nella categoria si vede, perché quando noi siamo avanti l'avversario non molla mai, invece quando noi siamo in recupero spesso facciamo più fatica invece degli altri a stare attaccati alla partita, ci demoralizziamo. Anche è vero che magari perdere aiuta a perdere, quindi è difficile stare attaccati sempre, ci vuole una grande forza mentale. Proprio per quanto riguarda l'avversario, come proprio ci spiegavano i colleghi che hanno seguito la partita in diretta di Radio Luna Carbonia, hanno raccontato proprio che la squadra è in crescita perché da tre partite a questa parte può contare su un nuovo innesto che è l'opposto Roberti, che ci ha fatto sentire anche in battuta oltre che in attacco proprio sabato. E anche per quanto riguarda proprio la partita ha fatto il punto della situazione, un commento sia sulla partita in sé sia poi su questa prima parte di stagione, l'allenatore Giuseppe Lai di Sant'Antioco. Sentiamo. Guarda, la svolta, probabilmente noi al servizio abbiamo fatto qualcosina in più oggi, siamo stati un pochino più attenti nella fase break,
Però ti dico, è stata durissima, avevamo grandissimo rispetto di questa squadra che non merita sicuramente la posizione in classifica. Noi abbiamo visto per preparare la gara parecchie loro giocate, quindi lo aspettavamo tanto. Infatti per 3 set loro veramente siamo stati allo stesso livello. Poi vabbè, l'ultimo set un po' hanno probabilmente forzato troppo alcune situazioni e a noi è andata bene così, ecco. Ma guarda, secondo me, a parte il Correggio che va via, e adesso Carpi e Olbia che sono seconda e terza, non lo so come andrà a finire. Secondo me è ancora troppo presto, perché c'è talmente tanto equilibrio che ogni settimana cambia la classifica. La stessa Ongina, secondo me, ripeto, non merita questa posizione. Ha fatto un grandissimo risultato sabato andando a vincere a Mantova. Oggi a noi ci è andata bene, perché comunque abbiamo vinto con i parziali altissimi. E niente, vediamo, cioè per la promozione sicuramente il Correggio secondo me va via, ma per tutte le altre posizioni ci sarà da lottare. Non so Brugherio se riuscirà a mantenere, perché probabilmente Brugherio ha qualcosina in meno. Poi mi smentiranno, perché sicuramente se quando dici qualcosa poi viene smentito, perché poi vabbè, Olbia quando stava prima in classifica è andata da loro, si è beccato un 3-0, ma quello ti dico, è un campionato forse non ad altissimo livello, però molto molto equilibrato. Ogni sabato sarà una dura battaglia, come quella di oggi. Ogni fine settimana è una battaglia per tutti e sarà una battaglia anche per la Canottieri Ongina, che gioca in questo caso di domenica pomeriggio ad Asti, con la prima giornata di ritorno. I ricordi sono belli per quanto riguarda l'andata. Sì, l'andata abbiamo iniziato il nostro primo campionato di Div 1 con una bella vittoria. Un esordio col botto era stato. Non poteva esserci esordio migliore. Non sarà facile, perché si gioca in un parasport molto largo, molto ampio, quindi i riferimenti, soprattutto in ricezione, non saranno facilissimi. Asti ha avuto un dicembre difficile, si è ripreso nell'ultimo turno vincendo, quindi i campioni non gli mancano, perché hanno in squadra giocatori come Rabezzana, Fabiani, che hanno calcato i campi della Serie A, quindi sicuramente il tasso tecnico è molto alto. Però, come si diceva prima, ogni sabato, ogni domenica bisogna giocare e lottare se si vuole raggiungere l'obiettivo, quindi penso che lo spirito dei canottieri sia questo. Curando anche quei particolari che dicevamo prima, perché a volte davvero sono pochi i palloni che fanno la differenza, in particolare anche su situazioni di gioco che sicuramente vengono affrontate poi durante la settimana in allenamento. Certo, sono settimane che stiamo lavorando sui dettagli, in realtà sono quelli che ci mancano. La battuta, se la forzi, poi vai a vedere il numero degli errori, ci può stare che sia magari 10, 12, 13 battute sbagliate, ci possono stare. E quello che non ci può stare sono gli errori sulle palle di rigiocata, sulle quelle che sono le free ball, sugli appoggi, sulle situazioni in cui bisogna mettere su quello che è un po' l'istinto killer pallavolisticamente parlando. Noi in questo momento un po' ci manca, però ci stiamo lavorando. Domenica sarà dura. Sarà dura, però l'ultima domenica ci ha portato bene, speriamo di continuare così. Poi c'è qualcuno che in realtà può dire qualcosa sull'avversario, qualcosa in più. Sì, beh, io sono un ex, ho giocato a Asti ormai vari anni fa, 7 anni fa. E in realtà di quando giocavo io là è rimasto solo un ragazzo, un centrale, Vaira, che comunque è molto forte. Gli altri sono cambiati tutti, però comunque è gente che conosco, perché si è vista, abbiamo già giocato sui campi e ci conosciamo abbastanza. Sono una bella squadra e domenica sarà davvero difficile giocare là, un palazzetto, come ha detto Luca, complicato Asti. Però andiamo là, ovviamente ogni sabato è nuovo, ogni domenica, e quindi noi ci proviamo e speriamo di riuscire a fare un risultato. Almeno portare a casa qualche punto, dai. Vediamo quindi cosa si potrebbe pronosticare a livello di risultato, sia per quanto riguarda la partita della Canottieri Ongina, sia per quanto riguarda le altre del turno in programma nel fine settimana. Facciamo la schedina, quindi è arrivato il momento dei pronostici. Cominciamo naturalmente da Luca con Asti Canottieri Ongina. Io voglio essere positivo e dico che la Canottieri vince 3-2. E spugna Asti. Per te? Beh, visto che l'altra volta il pronostico di Verri e Bognotti non ha portato bene, non lo so, mi astengo. Spero in un buon risultato, ovviamente, certo. Però non diciamo niente. Daniel?
Io dico, sono un po' più vecchio e realista e dico che secondo me Asti... Sai che, scusami, il termine vecchio... Vabbè, tra virgolette, okay. Insomma, poi ho giocato lì, so che è difficile e sarei già contento se perdiamo 3-2. Ok. Mirando la Olbia invece? Per me dovrebbe vincere Olbia. Sì, sulla carta, vero? Sì, Olbia da 3. Sì, anche secondo me. Quindi o 3-0 comunque 3-1. Iglesia Sant'Antioco, un derby di fuoco tra le sarde. Tra l'altro con Sant'Antioco sulle ali dell'entusiasmo per questi ultimi risultati che ha infilato nelle ultime 3 partite. Luca. Sì, il derby è sempre derby in tutti gli sport, in tutte le città. Io pronostico una gara combattuta con arrivo al tie break. Se dovessi scegliere, direi Sant'Antioco tra le due. Mattia. È dura, il palazzetto di Iglesias è bello caldo. Secondo me si divideranno la posta. Forse Iglesias, perché sono in casa. Tu sei l'ago della bilancia, allora. Anche secondo me vince Iglesias 3-2, perché se battono come hanno battuto contro di noi, possono vincere. In casa, secondo me, sono una bella squadra. È una delle loro armi, sì, vero, la battuta. Sì, va bene, quella è l'arma principale. Un'altra sarda gioca in casa, Cagliari, che ospita Correggio. Qui però abbiamo la capolista che va a far visita alla sarda. Sì, secondo me dovrebbe vincere Correggio, proprio perché sta dimostrando di avere una marcia in più in tutto il campionato. Non sarà facile secondo me per Correggio, perché Augusta Cagliari è una buona squadra, comunque vedo Correggio vincente. Anche secondo me, vincere aiuta a vincere, Correggio è lassù e lo vedo bene, secondo me vince Correggio. Ogni tanto però, dai, qualche passo fa. Sì, magari fa qualche, però secondo me vinco. È di stare difficile, vero, per questo turno. Brescia-Biella. Mi sembra una sfida equilibrata tra due formazioni di media-alta classifica. Brescia gioca in casa, per me può vincere tra le due. Anche questa è una partita molto equilibrata, la settimana tutta equilibrata. Vero. Anche secondo me Brescia rischiano di dividersi la posta anche loro, 3-2. Confermo, 3-2 per Brescia anche secondo me. Carpi-Mantova. Penso che Carpi abbia tutte le carte in regola per puntare ai 3 punti in questa sfida. Vittoria piena, vero? Sì, per me sì. Mantova non è in un buon momento, penso Carpi da 3. E mi auguro Carpi da 3. Sì. Anche secondo me Carpi in casa ha fatto grandi risultati, Mantova un po' in difficoltà, dico Carpi da 3. L'ultima sfida in programma è Brugherio-Bergamo. Sulla carta Bergamo è favorita. È vero che Brugherio quel poco che ha fatto finora l'ha fatto in casa. Bergamo ha avuto qualche momento difficile, ma dico comunque gli Orovici. Bergamo 3-0. Io dico Bergamo 3-1, perché i Diavoli in casa siamo caduti anche noi e anche Olbia, quindi almeno un set glielo posso secondo me sì, esatto, un set almeno lo vincono, se non due. Portare via. In attesa quindi di sapere, di vedere come andranno a finire queste sfide, ci resta pochissimo tempo, ma è arrivato proprio il momento dell'aneddoto in un minuto, quindi partiamo da Luca che ci racconta una curiosità, una particolarità che riguarda la squadra, la società, un qualcosa che non è mai stato detto e che possiamo quindi riferire questa sera. Prego Luca. Sì, diciamo un aneddoto simpatico che spiega bene il clima così familiare che c'era a Canottieri Ongina. Eravamo allo chalet due o tre anni fa, e mi si avvicinò l'allora capitano Ivan Maderi, capitano storico, e mi disse: senti, tu giochi a ping pong, è vero? Sì, ma facciamo una sfida qualche volta, volentieri, ma te la senti? E abbiamo giocato un po' al buio, con racchette un po' strane, con campi un po' strani, ma abbiamo giocato e... Diciamo, chi ha vinto? Ho vinto io. Io c'ero, confermo. Testimoni. È vero, il clima è davvero familiare. Per te invece? Non è uno che mi riguarda un po' all'inizio, quando sono arrivato un po' spaesato, le prime conversazioni con Donato, il nostro DS, io mi rivolgevo a lui con molto rispetto, dandogli del lei. Quando lui a un certo punto mi interrompe, mi fa: senti Matti, adesso basta, iniziamo a darci del tu, perché sennò qui non ci sento al fuoco. E allora da lì in poi è nato un nuovo tipo di rapporto. Daniel? Io invece ho un aneddoto fresco fresco di ieri sera, che direi che è a puntino. Andiamo in battuta, fine allenamento, battiamo e di là non c'era nessuno. Il buon Matti qui ha detto: vabbè, vado a fare 2 ricezioni io, che mi alleno un po' anche se non sono di ruolo. Va di là e Bugnotti batte un po', lui riceve abbastanza bene, quindi già si arrabbia, lui lo scherniva ovviamente come sempre. Allora mi guarda Bugnotti e fa: adesso faccio ace su Mattias corto. Va su, batte e fa un paste clamoroso a metà del suo campo e a tutti per terra a ridere, è stato bellissimo. Doppie paste. Doppie magari. Paste, con dichiarato l'ace e poi fare paste.
Ragazzi, purtroppo anche stasera il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi non possiamo far altro che ringraziare i nostri ospiti per essere stati con noi, ricordando l'appuntamento di domenica pomeriggio contro Asti per la prima di ritorno della canottieri ongina nel campionato di Serie B1 maschile. Quindi grazie a Luca Zigliani. Grazie a voi. Grazie a Mattia Sbozza. Grazie a voi. Grazie a Daniel Coneluppi, a tutti e naturalmente anche ai tecnici. Ci rivediamo naturalmente fra una settimana, quindi mercoledì prossimo con Sottorete a Monticelli e domenica invece sul campo di Asti per la partita. Buona serata a tutti!